Buongiorno signori e signore. Dove siamo oggi, Stellina? Santa Barbara. Siamo a Santa Barbara, che è questa cittadina spettacolare, perché è un piccolo gioiellino praticamente. Potetevi dire? Come potete osservare, è tutto molto curato. I marciapiedi sono fatti con i sanpietrini, tutti gli alberi sono belli, le insegne dei negozi, i lampioni, è tutto in tema, ecco. E questo, e questo è il primo problema. Perché voi direte il primo problema? Perché non abbiamo fatto in tempo a scendere dalla macchina, a uscire dal parcheggio, che ci siamo dovuti inchiodare una decina di volte a fare le foto. Facciamo la foto al lampione, facciamo la foto al tombino, facciamo la foto a quell'insegna, a quel ristorante. Se permetti tesoro, tu sei un po' pazza, anche perché voi non avete idea la cura maniacale che ha Onorina quando fa una foto. Cioè io, insomma, anch'io magari mi ci impegno un pochino se ho la reflex in mano, ma lei che abbia la reflex, che abbia il cellulare, lei la foto deve essere perfetta, perfetta. No, è che le cose devono essere posizionate secondo me. Esatto, cioè ci vuole tutto uno estetico. Sì, amore. Che cos'è? A Star Wars. La collezione di Vans, che è un marchio di scarpe da skater, secondo me. La collezione di Star Wars, primo giugno 2014. Long time ago in a galaxy far, far away. Fantastico. Voglio. Questa strada, rido perché mi prende in giro e dice che sono una guida turistica. Sì. Perché io vado subito a controllare prima di andare nei posti. Voglio sempre sapere esattamente dove sto andando. È informatissima. Quali sono le strade da vedere. Sa dove sono le parti belle. Cosa c'è da vedere, dove andare a prendere qualcosa, dove andare a mangiare qualcosa. Infatti guarda che se non ci fossi tu i nostri viaggi, guarda. Io non mi organizzo mai un tubo, io arrivo, perché c'è chi non c'è, non c'è. Questa strada si chiama appunto State Street ed è la strada principale di Santa Barbara. Poi qua intorno ci sono tutti i quartieri, i parchi, le spiagge bellissime da vedere. Noi oggi riusciremo a fare solo qualcosina perché siamo arrivati qua giusto per il pomeriggio e sera. E volevamo fare appunto questa strada, che è la strada appunto principale, e poi spostarci nella parte un po' più messicana, in un parco che dicono che sia bellissimo da vedere. E guardate che carini, tipo anche questi locali così. Ci sono un sacco di posti caratteristici, sì. Qua è molto più caratteristica rispetto a Los Angeles, è che molto invece più messicana, è molto più messicana, esatto. E poi comunque dopo il parco volevamo andare con le barche a fare il giro di tutta la costa durante il tramonto. Quello deve essere fantastico. Io per queste cose, cioè questi piccoli particolari, tipo questi lampioni, i parchi, le insegne, queste cosine, a me fanno impazzire. Infatti mi ha fatto impazzire il Trentino per questo motivo, no? O l'Austria in genere, tutti quei posti che sono estremamente caratteristici. Stop. Devo consultare la mappa. Perché? Perché sì. È caldissimo. A Los Angeles, da lunedì, ci sono 37-38 gradi con delle punte di 40 gradi. Ah, ci sono stati in città, anche più di 40. In centro, a Los Angeles, sì. Bestiale, perché poi non c'è più il vento, c'è sempre stato il vento. C'è sempre un vento assurdo da lunedì zero. E aria secca, questa aria caldissima, afosa, che ti fa venire, cioè rischi di collassare tantissimo. Infatti tantissime volte abbiamo rischiato di collassare, nonostante io cerchi di bere tantissimo tra i vari smoothie e l'acqua, però si sta veramente male in città. E infatti siamo venuti qua perché Santa Barbara dà sull'oceano e qua ci sono 28 gradi, quindi si sta un pochino meglio. Il fronte è fresco. In confronto a Los Angeles è fresco. L'altro giorno siamo andati a Malibu, siamo tornati nella nostra spiaggetta Malibu, che tra l'altro tutti quelli di Los Angeles, quando ci fermiamo a parlare, che ci dicono cosa avete già visto, cosa dovete ancora vedere, insomma tutte queste cose, tutti dicono che quella spiaggia, il Matador, è in assoluto la più bella e bisogna andare lì. Guardate i mesis di Santa Barbara. È bellissimo. Molto bello. Non l'avevo mai visto così. No, così bello no. Devo consultare ancora la mappa. Abbiamo praticamente, dove abbiamo parcheggiato, c'era la fotografia, la di, fotografia tutti di tutti i parcheggi e di questa strada che è appunto State Street, e intorno ci sono tutte le cose da vedere. E io voglio assolutamente vedere
Ninni! Tesoro, dove va? Ninni! So io, non lo sai tu cosa devi vedere. Il Presidio State Park. Ma tu non hai controllato niente! Ah, io vado a casa, ecco, qua c'è scritto il Presidio State Park, andiamo lì. Qua c'è il Paseo Nuovo e il Paseo Vecchio. Questi sono veneti. Vecchio. Non sono messicani, Vecchio. Il Paseo Nuovo, il Paseo Vecchio. Che manca a Bea, che troviamo Polenta e Eugenia anche a chi? Paseo Nuovo. Guarda che bravo. Dove ti ho portato? L'altro giorno eravamo a Hollywood. Io sono entrata un attimo da Sephora perché volevo proprio prendere. No, cioè, no, no, non è giusto. No, no, Andrea, ti prego, no, di la verità, quanto tempo sto? Dipende dalle volte. Ma il massimo? No, il massimo? Mezz'oretta, dai. Cioè, dai, mezz'oretta da Sephora qua, che Sephora qua, insomma. È troppo bello questo posto. Le panchine con i fiori. Però vabbè, stavo dicendo. Dicevo. Sono entrata da Sephora perché volevo prendere quegli. Che bello, guarda! Per farsi la manicure e la pedicure. Ah, non si vede niente. Ci sono delle mega poltrone comodissime dove farti fare la pedicure. Comunque, stavo dicendo, sono andata da Sephora perché volevo prendere dei rossetti. E volevo prendere anche per mia sorella perché sono vegan, quindi so che le piace. E ci sono, di questi rossetti ci sono tipo 30 colori. A me piaceva uno in particolare, che era tra il rosso e il marroncino. Quindi chiamo il commesso per chiedergli, perché non c'era lì. Quindi chiamo per chiedergli se era disponibile, se ce l'avevano in negozio. È venuta a controllare. Sì, io e lui a cercare. Esatto. Dentro questo cavolo d'armadio, cassetto. E non c'era, proprio quel colore non c'era. Era l'unico che mancava. A un certo punto si gira da me, mi guarda e mi dice: volevi esattamente quello, quel colore? Mettila a fare un altro, fa, perché questo è simile. E io non vuoi questo? Faccio, no, ovviamente loro vogliono quello che manca. Oh, oh, qua dentro praticamente ci sono un po' di negozi, c'è Macy's, c'è Victoria's Secret, questo che non ho idea. È molto bello. Questo vaso non è un Ming. Ossia? È un Mingo. È veramente carinissimo questo posto e ci sono appese tutte queste lucine, quindi la sera deve essere ancora più bello. Esattamente. Parte la spiegazione. Lui non sa niente di questo posto. Non sa niente di questo posto. No, amore, sì. Sì, quello con Jeremy Irons, il film, ok. Sembra esattamente questo. Cioè, sai che mi ricorda tantissimo anche la Casa degli Spiriti? Ma infatti più o meno la zona era quella. Bellissimo. Adesso scappa. Vediamo cosa fa. Questa è venuta bene. Oh signore. Stellina. Chi è che fa mille foto? Aia. Ti lancio giù, giuro. Questi giorni sono stati burrascosi. Sì. Movimentati. Abbiamo avuto degli incontri poco piacevoli. Sì. Poi cos'altro? Ci hanno rimosso la macchina. Abbiamo rischiato un incidente. Esatto. Parecchio brutto anche. Ci hanno rimosso la macchina. Io non ho mai incontrato tanti pazzi come qua. Sì, è vero. Ma questo è successo anche a settembre. Cioè anche a settembre abbiamo visto delle cose fuori. Sì, sì, io penso che... Non lo so perché. Forse il caldo. Non lo so. Secondo me... Qua dagli anni 70 la gente è rimasta 70, lesionata. Sì, secondo me sono rimasti un po' sotto perché in effetti parecchia gente è un po' fuori, sì. Avevo ragione. Santa Barbara era una missione nata probabilmente come colonia e poi cioè colonia spagnola con la missione cristiana. Cos'è che c'è lì? Là ce ne sono tante. Si riesce a vedere con la telecamera? Sì, sì, qua loro si vedono. Ecco. Ho visto questo e pensavo che fosse vero. Pensavo che fosse veramente un signore e che stesse lavando la vetrina. Sembra verissimo. Si
perché gli ha fatto il dettaglio del libro dentro la tasca. E poi dimensioni umane, no? Dimensioni vere. Dimensioni reali. Vabbè, come capita anche nei negozi. Siamo entrati un attimino in macchina prima di andare sull'oceano per mangiare. Esatto. Perché anche oggi ci eravamo portati il pranzo al sacco, dei sandwich. Tramezzini farciti con l'avocado, con tanto tanto amore di Onorina. È vero. E poi c'è anche il pomodoro, lattuga e insalata e tono. Sì. Vediamo se ti piace. L'avocado fa tutto. Ma l'avocado è una cosa eccezionale, perché essendo un posto molto caldo, a parte che è della zona, no? Messico, comunque questa zona qui, facendo sempre molto caldo, è sempre è burro. Perfetto. Non capita mai di trovarlo non maturo, è sempre maturo, anzi fin troppo, nel senso che quando lo apri, non riesci. Io in Italia lo divido a fette per usarlo nel sushi, qua non riesci, perché si rompe tutto, sembra un burro sciolto. Il gusto è poi eccezionale, il gusto, sì, è molto più intenso. È come mangiare, che ne so. Beh, come mangiare la pasta in Italia, cioè come la mangi in Italia. Sicilia, esatto. È ovvio che sarà più buona di quella che certo, fai a Milano. Certo, infatti. Oddio, che paura! È la prima volta che saliamo su un molo con la macchina. Un molo di legno. Di legno, sì. Senti che casino. Cavolo. Fa impressione. C'è la stazione, sì, c'è la stazione del treno là, l'abbiamo vista venendo. Figo! Immagina che bello la sera. È bellissimo. È veramente stupenda. Il ristorante è tutto di grano. Quello. Dobbiamo tornare e non portare il pranzo al sacco. Sì. Ok, guardate questo ristorante. Wow, thank you. Wow, so good. Wow, great. Cioè, succede sempre qua che quando si accorgono che sto riprendendo, sì, sono molto carini, perché o vogliono essere in video, quindi cercano di salutare o fare così, no? Le orecchiette da coniglietto. Oppure ti agevolano. Oppure agevolano le riprese. Lui si era reso conto che noi eravamo lì a guardare il menù, stavamo sbavando. Si vedeva questo piatto pazzesco di aragosta. Quel posto lì dobbiamo solamente venire a mangiare o stasera o quando torneremo, perché vogliamo tornare a fare la... Ma perché io tengo gli occhiali da vista e poi devo stare tutto il tempo? Dobbiamo venire a fare la gita, quella che ti porta a vedere le balene e le foche. Oddio, non ci credo. L'abbiamo vista per caso. Che prende il non sole, ci credo. La gente gli passa di fianco. Non ci credo che l'ho vista, sono troppo contenta. Speravo tanto di vederle, perché avevo letto che tipo nella spiaggia Coronado Island a San Diego, avevo letto che lì ci sono. Provo a vedere. Vicino piano piano, vediamo appena il primo movimento, mi stoppo così non lo disturbiamo. Non è lì con la testa appoggiata. Non siamo riusciti a prendere la barca in tempo, quella che fa il giro della costa per vedere il tramonto. Dovevamo provare a prenderla al volo. Esatto, però direi che non è niente male. Ah sì. Quindi ci stiamo guardando il tramonto così sul molo. Ed è bellissimo. La cosa, abbiamo pensato di andare in spiaggia, perché appunto non riuscendo a prendere la barca, qui ci sono delle spiagge intorno molto belle, però il sole praticamente non tramonta nell'acqua. Esatto. Esatto. Va dietro le colline. E anche le colline sono molto belle, ma era troppo tardi quando ci siamo resi conto che non potevamo più prendere la barca. Quindi dobbiamo assolutamente tornare un'altra volta, un po' perché appunto dobbiamo andare a vedere le balene, le foche più da vicino. E poi perché
in collina ci sono, come si chiamano, i vigneti? Sì. Sì, ci sono tutti i vigneti, dove andare, dove ti fanno assaggiare il loro vino e dove stai lì a vedere anche il tramonto, che deve essere molto molto bello, perché io forse preferisco i tramonti sulle colline. Andrea invece preferisce quando, vero? Il sole nell'acqua. Un buon pugliese. Su questo tetto ci sono i gabbiani e su quell'altro, non so se, eccoli lì, è pieno di pelicani. Lì c'è la polizia, hanno fermato qualcuno. La cosa assurda è che qua capita proprio come si vede nei film, di vedere spessissimo tanti inseguimenti, proprio come nei film. Cioè, c'è questa macchina della polizia che sfreccia. Sì, ma cioè, poi quando vai a vedere il telegiornale la sera regolarmente vedi l'elicottero che riprende la macchina che scappa, di questo cretino che scappa dalla polizia, che ormai una volta dico almeno... Io dico, ma perché scappano? Una volta uno fosse riuscito a fuggire, ma qua capita spesso. Spessissimo. Uno che fosse riuscito a fuggire, no, li inseguono, li prendono, anzi di solito coinvolgono anche i poveri innocenti negli incidenti, come se sono proprio deficienti. Ma come fai a fare una roba del genere? Tra l'altro qua la polizia è tosta. È tostissima, appunto, ma ha maggior ragione, dico. Ma in California particolarmente. Io dico proprio, anche dal punto di vista che qua la polizia... diciamo incazzata nera, come fai a venirti in mente di scappare dalla polizia? Mai far arrabbiare la polizia qui, sì. Mai. Ma quello era lo sceriffo. State attentissimi, se venite qua in macchina state attenti dove parcheggiate, Trino. Non buttate mai fuori la sigaretta dal finestrino, niente per strada o cose del genere, perché qua bisogna proprio essere perfetti, bravi, perché qua sono veramente tremendi. Infatti noi la macchina ce l'hanno rimossa al parcheggio del supermercato. Cioè neanche dato la multa. Esatto, che no. Dice almeno la multa, no. Non so, fai un multone severo. Rimossa. E la cosa allucinante è che fuori dal parcheggio di questo supermercato, io ogni volta... qua ho un'altra. Vabbè, questo è un altro. Però fuori da... sì, è sempre altre così. Due. È sempre così. Sì. E fuori da questo parcheggio del supermercato vedevo sempre dei taxi e non capivo il perché, perché comunque i taxi solitamente si trovano nelle strade tipo, non so, Sunset Boulevard, esatto. Hollywood Boulevard, cioè dove ci sono i turisti, no? Che i tassisti stanno, che hanno bisogno di essere trasportati, insomma. E non solo c'erano i taxi. Esatto, praticamente cosa succede? A te viene rimossa la macchina, quindi devi andare a recuperare la macchina, quindi avrai bisogno del taxi e il guardiano, quello del parcheggio, ti dà il biglietto del... Il biglietto da visita di chi te l'ha rimossa. Esatto. E ti dice, guarda, lì taxi, là sono i taxi. Quando vai dal tassista, il tassista ti ha rimosso la macchina, eh? Qual era, quella bianca o quella grigia? Quella che ho appena visto andare via. Qua è così. È proprio... Qua è così. Non devi sgarrare, no. Non c'è niente da fare. No. E neanche, ma anche se lo fai proprio... Cioè, solo perché non lo sai, non hai la più pallida idea. O no? Quando ti scade, se ti scade il parcheggio, cioè, non esistono, esatto. I 5 minuti all'italiana, no. Che dici, vabbè, dai, ti è scaduto, no. Da 5 minuti. No, no, no. Non sono molto severi. Comunque, se venite a Los Angeles, ve ne renderete conto subito, appena scesi dall'aereo. Sì, in aeroporto. Esatto, già in aeroporto. Io ho avuto dimostrazione di questo, perché... Non fate mai l'errore quando siete in aeroporto di anche semplicemente tirare fuori il cellulare. Primo. Non fate l'errore semplicemente di fermarvi e aspettare che il vostro fidanzato finisca i controlli. Dovete già uscire dall'aeroporto. Non potete sostare, non potete stare lì. Non lo so perché, ma non potete. Non puoi. Non è perché sono cattivi o stronzi, assolutamente no, sono estremamente gentili. Sono molto autoritari. Sono molto autoritari, sì, si fanno valere tantissimo, forse delle devi volte avere, anche troppo. Esatto, anche troppo, perché cioè, tantissime volte si sa che negli Stati Uniti abusano del loro potere. Poi se tu hai bisogno di un poliziotto... Assolutamente sì, cioè, servizio ottimo, fanno il loro lavoro in una maniera eccellente, però
gli altri devono avere paura. Esatto. Cioè tu devi avere paura di loro, li devi temere, no? Ma lo capisci, perché qua in effetti sono pazzi. Però, esatto, è comprensibile, è normale che sia così, perché giuro, qua negli Stati Uniti, perché anche a New York era così, Di pazzi ce ne sono tantissimi. Tanti, veramente tanti. Cioè io non riesco a darmi una spiegazione del perché. Ma tu sai che qua c'è una concentrazione di folli. Il mio amico Antonio, che quando quello che lavorava negli effetti speciali, che lavora negli effetti speciali, che lui era a San Francisco. Lui era in un quartiere bellissimo di San Francisco, dove però c'era un problema, c'era un veterano di guerra che una volta al mese dava giù di testa, andava in mezzo alla strada e si metteva a sparare colpi in aria. Regolarmente arrivava la pattuglia della polizia, lo portava via e poi lo riportava a casa, perché poi comunque veterano, non aveva fatto male a nessuno. Lui ha cambiato casa, questo mio amico ha cambiato casa, terrorizzato, perché regolarmente una volta al mese, quando questo beveva, si metteva a sparare. Eccolo qua, questo è il famoso parcheggio, quello è Foods, e questo è il famoso parcheggio, e là ci stanno i tassisti. Esatto. Adesso noi abbiamo il terrore. Quando entriamo, cioè, aspetta, io, che ora sono? Parte il cronometro. Vai. Quello cosa succede? Che lì dentro al supermercato ci sono anche i tavoli, cioè ti puoi sedere e mangiare. Brava, ecco. Non avrò dire. Mai più il coraggio di farlo. Ma dico, scusa. Cioè, perché adesso è il terrore. C'è anche il ristorante dentro. C'è anche, sì. Praticamente tu devi riuscire a fare la spesa e mangiare in un'ora e mezza. Però il punto è che non è un supermercato piccolo. Poi da Nazione io amo quel posto, cioè io lo adoro, io vado fuori di testa per Whole Foods, ok? Ve lo parlo sempre perché io lo amo. Amo Whole Foods, giuro. Ma c'è, perché c'è e di tutto? E quindi adoro, perché c'è di tutto, perché è enorme, perché ci sono dei prodotti fantastici, sia di cose da mangiare, che per i capelli, che per i trucchi, è fantastico. E quindi mi piace tantissimo star lì dentro a guardare le cose, no? Cioè vorrei poter stare lì, non so, 3 ore, 4 ore, girare e guardarmelo. È limitato a un'ora e mezza, un'ora signorina. Un'ora e mezza, ho il terrore puro. Hi. Sono troppo carini loro qua. Ci salutano sempre. E anche Andrea li saluta sempre, sì. Perché solitamente gli altri, quando incrociamo qualcuno... Che sta entrando, nessuno li guarda. Nessuno li saluta. I guardiani mi salutano sempre. Sono carini. Tutti mi conoscono. Oh madonna, quanti giochi, quanti bei giochini, ma Olivia, ma che bel gioco che hai, oddio che versi, oddio, tutte e due insieme non ce la fai, amore, la bocca è troppo piccola, oh madonna, è tuo, il tuo, dov'è, quello di Sammy, questo è il tuo, no, questo è l'altro tuo, perché Olivia ne ha due, sì, tutte e due, guarda che li tiene tutte e due. Oddio, che bastardella, che non vuole che Sammy gliele prenda. Li tiene tutte e due lei. No, quelli sono tutti e due suoi, niente da fare. Topini? Andiamo? Dobbiamo andare fuori con i cani. Devo stirare, montare il vlog e basta, forse. Forse cercare di dormire. Farla cena, cercare di dormire. Andrò a letto tardissimo. E stanotte non abbiamo dormito pochissimo, stanotte, tutta colpa di Semi, perché... Era in allerta, poverino. E siccome faceva caldissimo, abbiamo tenuto la finestra aperta. Che colpa. Perché io non volevo far andare l'aria condizionata. Perché? Perché ho paura, sostanzialmente, e perché il filtro secondo me è sporco, sì, non è mai stato cambiato. Non siamo sicuri di quando è stata la esatto. Che ha pulito il filtro, quindi esatto. Non è bello farlo andare, no? E quindi Semi, con la finestra aperta, sentiva tutte le voci, le macchine, il traffico giù, ha fatto tutta la notte a fare avanti e indietro, era in ansia, era molto molto in ansia, quindi non avevo dormito niente. Buonanotte dalla Topina! Si sta sturando l'orecchio. Buonanotte dal Topino, Mimi! 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 Niente. Semi! Niente, guarda come sono obbedienti i nostri cani. Ah.